Poracci, bravissimi, complimenti a io per aver azzeccato God End in tempo record, ma bravi tutti per avermi fatto sganasciare dalle risate con le vostre risposte fantasiose. Probabilmente serata al bar finita male simulator è quello che più mi ha colpito. Bene, ora pronti a dare il peggio di voi. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli non usciti su GameCube. Oggi analizzeremo quello che è forse uno dei leak più grandi degli ultimi anni e cercheremo di capire se è il caso di farsi prendere dall'hype o meno. Inoltre festeggeremo un compleanno importantissimo e andremo a vedere come se la stanno passando gli scalper in questo periodo. Ma insomma sì, sarà una puntata ricchissima, chi lo avrebbe mai detto? Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, anche solo lasciare like mi dà un aiuto incredibile, enorme, gigantesco, sproporzionato. Poi se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video vi potete abbonare al Poreon, il Patreon dei Poracci. Nei prossimi giorni si terrà la live esclusiva di settembre dove tra l'altro racconterò di alcuni interessanti retroscena riguardanti i miei ultimi lavori. Se siete interessati trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Il lancio di Sonic Colors Ultimate è stato abbastanza disastroso e noi europei siamo stati ancora più sfortunati degli altri mercati. Il porting del classico per Wii si è rivelato un lavoro approssimativo e ricco di problematiche tecniche, in particolare nella sua versione Switch. In Europa però, oltre al danno, anche la beffa. Per problemi di distribuzione, la versione fisica del gioco è stata rimandata a tempo indeterminato. Almeno fino ad ora. A quanto pare Amazon Portogallo ha inserito come nuova data di rilascio l'11 ottobre e speriamo che sia quella definitiva. Poi, magari per quel giorno saranno uscite altre patch in grado di migliorare l'esperienza. Dopo il PlayStation Showcase è tempo di aggiornamenti per PlayStation 5 e la console Sony è pronta a ricevere un major update del firmware che riscriverà alcune parti essenziali della dashboard. Ci sono varie migliorie nella user interface, anche se continuano a mancare alcune feature parecchio apprezzate su PS4, come i temi dinamici e la possibilità di creare cartelle personalizzate. Il vero passo in avanti è però il pieno supporto agli SSD esterni M2 che potranno essere installati e riconosciuti dalla console per espandere notevolmente lo spazio di archiviazione senza incorrere in caricamenti rallentati. Un bel passo in avanti per PS5. Ora dateci i giochi. A proposito, Poracci, tenete d'occhio Deathloop perché qui c'è veramente puzza di capolavoro. Il gioco esce oggi, ma le recensioni si sono dimostrate tutte super entusiastiche di un titolo che, nonostante fosse stato mostrato estensivamente negli ultimi mesi, ha sorpreso tutti i recensori. Sì, insomma, a poche settimane da Psychonauts 2 abbiamo un altro potenziale contendente per il titolo di GOTY 2021. Voi lo proverete? Ma passiamo alle notizie del giorno. È avvenuto un gigantesco leak all'interno del database di GeForce Now, il servizio di cloud gaming proprietario di Nvidia. Da questa fuga di notizie è trapelata una lista di titoli non ancora annunciati che sarebbero addirittura d'arrivo sul servizio e quindi su PC. Si parla di ben 18.000 presenze all'interno di questa lista e alcuni nomi sono semplicemente clamorosi e di riflesso interessano anche l'utenza Switch. Il punto è, ci possiamo fidare? Risposta breve, sì e no. Non c'è alcun dubbio che questa gigantesca lista sia vera. Il dataminer, tale Igor Julie, ha dettagliato tutto il processo che lo ha portato a smascherare l'interezza del database di GeForce Now e la stessa Nvidia ha confermato la veridicità della scoperta, chiudendo immediatamente la falla di sicurezza e bloccando l'accesso alla lista. Questo però non significa che i nomi che fanno la loro comparsa in questa lista siano necessariamente dei titoli in arrivo su PC o addirittura che siano mai esistiti. Come specifica Nvidia, si tratta di applicazioni interne utilizzate dagli sviluppatori solo per dei test, in molti casi i nomi riportati sono solo speculazioni e sigle provvisorie. Ogni inclusione nella lista non è né una conferma né un annuncio di qualsiasi gioco. Quindi, preso atto che ci troviamo nel regno delle speculazioni, è comunque super interessante dare uno sguardo a una selezione di questi nomi apparsa su Reddit, che mette in ordine di publisher alcune tra le scoperte più clamorose. Nomi importantissimi per Square Enix. Le remaster di Chrono Cross e Final Fantasy Tactics sarebbero un sogno ad occhi aperti. Final Fantasy IX Remake probabilmente è un riferimento alla recente remaster e non a un nuovo prodotto simile Final Fantasy VII Remake. E poi si chiuderebbe in bellezza con Kingdom Hearts 4. Ci credo poco. Solo bombe atomiche anche per Capcom.
ecco spuntare il tanto rumoreggiato remake di Resident Evil 4, l'attesissimo Street Fighter 6, la rinascita di Dragon's Dogma e dal nulla, un po' come Kingdom Hearts 4, Monster Hunter 6. Bah! Sempre, secondo la lista, la remaster dei 3 GTA classici sarebbe realtà, oltre a una versione RTX di Bioshock e del nuovo capitolo della serie previsto per il 2022. Ma non finisce qui, si parla anche di Tekken 8, Titanfall 3, Crysis 4, la remaster di Half-Life 2 e l'arrivo inaspettato su PC di Bayonetta 3 e Shin Megami Tensei 5, per ora confermati come esclusive Switch. Voi poracci che ne pensate di questi nomi? Per me, tolti alcuni titoli impossibili, che probabilmente sono solo dei placeholder, vedere apparire titoli rumoreggiati ormai da mesi non può che essere una sorta di conferma indiretta della loro esistenza. Ma cerchiamo di rimanere coi piedi per terra. Niente hype, giusto? Tanti auguri al GameCube! Ok, non è proprio una notizia, ma piuttosto una ricorrenza. E anche se non mi conoscete bene, potete facilmente intuire dall'immagine profilo che ho su YouTube o dal signor Testa di Cubo quanto io adori questa console. Quindi, cosa possiamo ricavare da questo compleanno? Beh, innanzitutto che mi sto facendo tremendamente vecchio. 20 anni fa, il 14 settembre 2001, usciva in Giappone il GameCube, che se vogliamo possiamo definire l'ultima console classica di Nintendo, che cercava di entrare in competizione diretta con le sue rivali, giocando sullo stesso piano di PS2 e Xbox. In un'era dove il videogiocare faceva di tutto per emanciparsi dall'immagine di passatempo per bambini, puntando a confezionare esperienze sempre più mature e cinematografiche, e le console miravano a diventare dei media center piuttosto che delle semplici piattaforme da gioco, Nintendo andò controcorrente, commercializzando la quintessenza del gaming puro, una console giocosa, buffa e simpatica già dalle sue forme, con tanto di maniglia, pensata unicamente per divertire e far divertire insieme i giocatori. Ci vorrebbe un video a parte per tessere le lodi di questa gloriosa quanto sfortunata console, per parlare della sua lineup, dell'eredità che ha lasciato e del perché non è riuscita a fare breccia nel mercato. Oggi sta venendo riscoperta da tantissimi appassionati e anche Nintendo si è ricordata di festeggiare questo importantissimo compleanno. Almeno uno nel 2021 se l'ha ricordato, eh? Lo possiamo interpretare come un teaser per qualche aggiunta imminente su Switch? Sarebbe bello pensarla così, ma non credo sia indice di nulla. In ogni caso, poracci, nei prossimi giorni aspettatevi un po' di shorts celebrativi qua sul canale, ma i 20 anni io li festeggio il 3 maggio 2022, con il ventennale dell'uscita in Europa. E chiudiamo con una notizia che riaccende la speranza di tutti quelli che ancora sperano di trovare una console next gen a breve. E al prezzo giusto. Gli scalper stanno ricavando sempre di meno dalla vendita di PS5. Secondo recenti studi, infatti, i profitti ricavati dalla rivendita di queste console sono calati del 30% rispetto al loro picco massimo avvenuto durante il Cyber Weekend del 2020. Significa che rispetto ai $1000 di prezzo medio siamo scesi di circa $300 per quanto riguarda la versione di PS5 con disco, che ora si trova a una media di $715, un calo del 10% rispetto a pochi mesi fa, lo scorso giugno. Sono ancora prezzi elevati rispetto a quanto dovrebbero costare di listino, ma questo non può che essere un trend positivo. La domanda nei confronti della console continua a essere sproporzionata rispetto all'offerta, ma il margine di guadagno dei bagarini si fa sempre più sottile, nonostante il volume di vendita non sia diminuito affatto. Anche a fronte di una carenza di scorte di microconduttori che potrebbe durare ancora per tutto il 2022, a un certo punto gli scalper potrebbero decidere di non ritenere più la PS5 un oggetto remunerativo visto i bassi margini di guadagno. E credetemi, devono essere abbastanza disperati perché molti provano a capitalizzare la vendita dei loro stock specificando che si tratta di versioni vecchie della console, dotate del precedente sistema di raffreddamento, che abbiamo scoperto però non essere affatto inferiori alla revisione messa da poco in commercio. Non so voi poracci, ma io inizio a vedere la luce in fondo al tunnel. Mi sembra che con un bel po' di pazienza la PS5 si riesca a comprare anche senza ricorrere agli scalper, magari attraverso click day, waiting room e botte di cubo. Voi come state messi? Siete riusciti a prendere una console next gen o ormai avete rinunciato? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video, mi raccomando, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Porolic, Michele Cube, ciao!
Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Inoltre festeggeremo un compleanno importantissimo.